credo di aver vissuto con generosità nascoste e delicate intenzioni. Muoio se così deciderà il mio partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore immenso per una famiglia esemplare che io adoro e che spero di vigilare dall'alto dei cieli, ma questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né per Andreotti, né per la Democrazia Cristiana, né per questo paese. Ciascuno porterà le sue responsabilità. Io non desidero, lo ripeto intorno a me, gli uomini del potere. Io voglio vicino a me solo coloro che mi hanno amato davvero e continueranno ad amarmi e a pregare per me. Se tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio, ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare, saranno. Con il vostro irridente silenzio è uno studio teatrale sulle carte di Moro, tutto ciò che Aldo Moro scrisse durante i 55 giorni della prigionia. Fondamentalmente lettere, quasi un centinaio, si scoprirà soltanto negli anni 90, e un testo fondamentale dal punto di vista storico, politico, umano, che è il cosiddetto memoriale. Le risposte che Aldo Moro diede alle Brigate Rosse nel cosiddetto processo rivoluzionario che gli veniva intentato. È fuori discussione, mi è stato detto con tutta chiarezza, che io sono considerato un prigioniero politico, sottoposto come presidente della Democrazia Cristiana a un processo diretto ad accertare le mie trentennali responsabilità, processo contenuto in termini politici ma che diventa sempre più stringente. Con il vostro irridente silenzio vi aspetta al teatro, anche se spero che il silenzio con cui accoglierete queste carte non sia irridente come quello che molte persone hanno riservato alle parole di Moro, ma che sia uno sguardo pieno di umanità.